vlog. Allora, oggi venerdì devo andare dall'estetista perché ho un'incarnita. Domani, poi sabato, se tutto va bene, gita fuori porta, ovvero si va a mangiare al ristorante a mezzogiorno, poi si va a visitare Comacchio e poi volevamo portare mia figlia in un parco un po' vicino, dove ci sono degli animali, tanti animali, così insomma vede per la prima volta il pavone, insomma un po' di animali, così da stare un po' all'aperto, però deve essere bel tempo e dobbiamo stare tutti bene, quindi speriamo. Ci becchiamo dopo. Allora, dall'estetista ho fatto anche un buono regalo per un amico che mia mamma gli vuole fare il regalo di compleanno, tra l'altro è un amico di infanzia, quindi lo conosco da più o meno 20 anni, quindi ci sta. Anche perché lui fa gli anni martedì e non vuole regali, però io comunque qualcosa gli ho preso e gli ha fatto anche il regalo a mia mamma dall'estetista perché gli fa il trattamento al viso. Adesso vado a casa. Abbiamo ordinato un delivery in realtà sono due perché ti ha messo anche la Coca-Cola? No, troppo. Ah, ecco. Non sappiamo come si mangia in sto posto, in poche parole. E quindi niente, abbiamo ordinato un po' di roba. Ne rimarrà anche per domani a cena, sicuramente. Eccoci qua. Oggi è sabato e oggi gita, appunto. Però stavo pensando di fare non una, ma due pastiglie, cioè due piercing all'orecchio, uno di qua e uno di là, vediamo. Anche perché dobbiamo andare in un centro commerciale dove c'è la premiata per prendere della roba, e quindi lì ci sono anche quelli che fanno i buchi all'orecchio, quindi vediamo. Allora, stiamo tornando verso la macchina. Comunque, lei, cioè mia figlia, ha visto per la prima volta il mare oggi e ha toccato anche la sabbia con i piedini. Adesso andiamo in un altro posto che andiamo lì a prenderci o un caffè o un gelato, vediamo. E qua che comincia a lamentarsi perché a pranzo non ha voluto la pappetta, forse perché eravamo in un ristorante e c'era molta gente. E quindi adesso andiamo a preparare il latte con lo scaldabiberon da auto. È il giro che abbiamo fatto l'anno scorso. Non mi ricordo se ho fatto il vlog, penso di sì. Io ero incinta, già lo sapevo, voi ancora non lo sapevate, perché comunque ho detto tutto a cose fatte, quindi va bene. Adesso andiamo a Comacchio, poi dopo ho degli altri giri da fare, ma che voglio fare io, così appunto andare a fare i due piercing e prenatal e poi il parco, quello lì con gli animali, che l'anno scorso non l'abbiamo fatto, però abbiamo detto che questo giro qui lo vogliamo fare tutti gli anni, poi il nostro giro simbolico. Poi, siccome tra 8 giorni più o meno è la festa del papà, quindi non domani che è domenica, quella dopo, io ho già deciso la città dove voglio andare a pranzare, diciamo, perché ho una mezza idea di portarlo fuori a pranzo, ovviamente con la bimba. E scusate, sono passate delle Harley Davidson. Allora, ho una mezza idea di portarlo appunto a mangiare in questa città che per lui è diciamo un po' come per me questo campeggio, già cresciuto, andava al mare lì. E quindi sì, ho una mezza idea di portarlo lì, devo soltanto, sono indeciso tra due o tre ristoranti, pizzerie, perché voglio andare, cioè siccome io il pesce non lo mangio, lui sicuramente prenderà il pesce, quindi devo cercare dei posti che accontentino sia me che lui, quindi vediamo. E comunque, sì, non so se l'ho detto nella clip, io poi mi dimentico quello che dico. Adesso andiamo a Comacchio a prenderci un caffè o un gelato, vediamo. E poi
dopo sì, dobbiamo andare alla prenatale e beh, appunto sì, per questo l'ho detto, fare il piercing e poi dopo andiamo a vedere un po' di animali. Scusate se sono ripetitiva, ma io sono così e mi perdo nel discorso e dopo mi ricordo quello che dico, o meglio me lo ricordo ma mi viene in mente dopo. Vabbè, e adesso niente, andiamo in macchina perché ormai siamo arrivati in macchina. Altro, siamo andati a mangiare nello stesso ristorante dove siamo andati l'anno scorso, questo non l'ho detto, e penso che faremo così anche i prossimi anni, perché dai, ci sta una volta all'anno avere un giro simbolico da fare, ecco. E adesso comunque poi magari aggiungiamo ogni tanto qualche tappa, ecco. Per esempio abbiamo aggiunto quest'anno il parco con gli animali e magari l'anno prossimo cambiamo, non andiamo al parco degli animali, oppure ci andiamo e poi facciamo una cosa in più. Vediamo. Allora, stasera finisco questo panino qui, mangio queste olive e qua c'ho le verdure gratinate. E questa è la nostra cena alle 10 di sera quasi, perché prima ho mangiato la bimba. Vi faccio vedere velocemente cosa abbiamo preso la prenatale. Abbiamo preso anche 2 pacchi di salviette da 5 pacchi di salviette. In realtà sarebbero 2 scatole da 5 pacchi di salviette ognuna. Una Pampers 20 euro e un paio di occhiali della Kiko da sole. E non so quanto abbiamo pagato. Allora ho preso 8 cubetti di crema Fissan. Adesso velocemente lo sto facendo vedere. Poi ho preso questo. In realtà ne ho presi, ecco, 2, poi abbiamo preso anche 1 di silicone. Abbiamo preso queste. Degli altri ciucci della Kitco 6-18 erano in sconto, però il mese prossimo devo usare quelli. E poi abbiamo preso questo, che serve per praticamente la pappa da viaggio. Poi Tetrarel della Kitco 4 mesi. E abbiamo speso circa 131 euro dalla prenatale. Ora qui, come potete vedere, nella scatola ci sono delle cose che ancora non mangio, perché ho già doppie di sotto. Per esempio questi qui sono le pappette, di sotto ce ne sono altri 6 di questi, e qua ci vado a mettere i ciucci, anche perché mi sa che ce ne sono degli altri già dei ciuccetti qua. Sì, qua per esempio c'è un altro uguale circa, altre 2-3 cose di ciucci dovrei averne. Comunque sì, anche qua c'è un altro, perché quando erano in sconto l'ho preso. Vabbè, e adesso piano piano andremo a tirare fuori le cose. Questo per esempio ci può già tornare utile, e quindi lo tiro fuori e domani lo porto di sotto, domani mattina. Questo lo porto direttamente giù domattina assieme a questo qua, perché ci sono molto molto comodi. E poi domattina, in realtà tra qualche ora, perché sono già le 2 di notte, quindi cioè, è un po' tardi. Allora, siamo andati alla prenatale adesso, perché praticamente insomma, siamo arrivati qua più o meno una mezz'oretta fa, perché insomma, quando veniamo qua che c'è la prenatale, dai suoceri, vicino ai suoceri, è sempre una tappa da fare. Ho speso altri 141 euro dalla prenatale, perché abbiamo preso un po' di roba che era in sconto, soprattutto col fatto che lì sull'applicazione coccole, Pampers, così, e, praticamente se si acquista 10 euro di omogenizzati della Hero, praticamente si ha 1000 punti in più, quindi l'abbiamo fatto, solo che erano pure scontati, quindi abbiamo dovuto prenderne 5, che sarebbero poi alla fine 10 vasetti. Poi abbiamo preso una borsa della Fissan, che dentro c'è un po' di roba, perché
quella che avevamo nel passeggino si è tutta quanta sporcata così, e quindi abbiamo preso questo qua di ricambio, così se questa dopo, dopo noi mettiamo a lavare quella lì che era nel passeggino. Se questa qui dopo si sporca, abbiamo quell'altra da sostituire, insomma, almeno abbiamo il cambio. E poi cos'è? Abbiamo preso un mucchio di creme come al solito, c'era un sconto, sia fissa che mustela, e una maglietta, ma dopo comunque vi faccio vedere meglio. E io sono curiosa di aprire quel pacco della fissa con la borsa, mi piace, diciamo che mi piacciono, sono cose che mi piacciono. Siamo al buio, allora. Mi è scappata la sorpresa per la festa del papà perché ho prenotato per 2 giorni in una città. Solo che nel guardare bene dove era posizionato questo hotel, mi è scappata la città, porca trota. Adesso sta cercando di capire qual è l'hotel, perché ho detto un hotel a 4 stelle. Sta cercando di capire un pochettino hotel può essere. Vabbè, almeno nel quel giorno lì ci andiamo con la sua macchina, non più con la mia, purtroppo mi è scappato. Mi ero raccomandata con mia suocera di non dirgli nulla, con mio cognato pure di non dire, poi è scappata a me. Vabbè, però non sa l'hotel, almeno quello non lo sa, e soprattutto non sa il prezzo, che è meglio che non lo sappia. Allora, qui c'è la borsa della Fission che abbiamo preso oggi, 36 euro, ma vi faccio vedere una cosa che secondo me è scandalosa. Allora, a parte che per 36 euro potevano mettere anche un po' più di prodotti, però, vabbè, qui c'è il fasciatoio, quello lì portatile, che ci tornerà utile. Ho aperto bene la lampo, ecco. Poi, solo uno di questi, questa qui ce l'abbiamo aggiunta noi perché mancava, ma guardate la cosa scandalosa, cioè dai, per 36 euro potremmo almeno mettere 2 tubetti di crema, secondo me, vabbè, un pacchettino di salvette, mi sembra che siano 10 queste, esatto, neanche, vabbè, e poi questa, boh. Vabbè che abbiamo tantissime creme, però dai, un tubetto da 50 grammi, neanche quello grande da 100, ma che è? Vi dico, utile perché sicuramente utile, può tornare utile, col fatto che noi spesso siamo in giro, però qualcosina in più potevano metterci. Poi dalla prenota abbiamo speso 141 euro, abbiamo preso questa dei mini così, 9,12. Poi abbiamo preso questo qui che serve appunto per questa borsa qua per l'attaccato al passeggino. Poi abbiamo fatto la missione del coccole Pampers, 10 euro di prodotti Hero solo, per avere 1000 punti in più l'abbiamo fatto. Poi ho preso delle altre creme, ho preso giusto giusto 4 pacchetti di queste cose qua, infatti uno qua, un altro, perché in totale, vabbè, a pacchetto sono 9,99, quindi conveniente, invece che 16 euro, insomma, poi vado bene con la crema della Mustela, questo è uscito da una, ma comunque hanno una scadenza abbastanza lunga perché scadono a marzo del 2024. Perché ho preso 2, 4, 6 tubetti di crema fissa, quella da 100, perché era scontata a 4,99 invece che a 5,99. E poi delle salviette per il ciuccio, nel caso se non siamo in giro di cavi il ciuccio. Adesso direi che qualcosina vado a mettere qua dentro perché così c'è anche comodo. Comunque ho deciso che il tubetto quella lì della crema fissa me lo tengo con un cimelio, non la uso. Ne vado a metterci due. Vado, direi che queste qui ce le possiamo mettere tutte, comunque. Così per un po' ne ho. Faccio che
Io ne metto 3. Sì, va bene. Tutte le altre le porto di sopra, tanto mano a mano comunque si possono aggiungere, però ho voluto mettere queste 3 qui intanto perché siccome venerdì andiamo via, almeno qualcosina c'è dentro e se ci dimentichiamo di metterle non è un problema. Bisognerà mettere anche i pannolini sicuramente. Chiudo il vlog facendovi vedere questi cinturini qui che sono veramente veramente belli e mi sono trovata bene, così li metto subito via in questo borsello qua nuovo che è già quasi pieno perché avevo dei cinturini sfusi e quindi mi piace tenerli in ordine. Adesso ho 3 borselli quasi pieni, no in realtà 2 sono pieni, questo è quasi pieno, quindi sì, 2 borselli pieni e 1 e mezzo e 1 che è a mezzo, quindi 2 e mezzo. E niente, così li metto via e poi insomma ne devono arrivare altri di cinturini. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!